una volta l'uomo ha vinto. Ha squarciato il Gran San Bernardo, il compatto sipario di roccia posto dalla natura tra l'Italia e la Svizzera, e ne ha fatto una comoda e sicura via di comunicazione. Tutto questo ora appartiene al ricordo, alla oleografia. I cani di San Bernardo, i preziosi alleati dei frati che vigilavano notte e giorno sui valichi, oggi possono prendersi un po' di riposo. Il viandante moderno non rischia più di perdersi tra le nevi. È trascorso un anno dal giorno in cui cadde l'ultimo diaframma della Grande Galleria. Era il 5 aprile del 63. I minatori collocarono le ultime cariche di esplosivo. Un boato. E il lavoro da talpe che si era protratto per più di 4 anni fu coronato da successo. Si incontrarono a mezza strada nel cuore del Gran San Bernardo i minatori italiani e i minatori svizzeri. E la vittoria dell'uomo sulla natura fu celebrata con un abbraccio. Un'autostrada coperta, un miracolo dell'ingegneria moderna, partendo qualche chilometro dopo Aosta, porta a Martigny snodandosi in eleganti volute sul grande foglio bianco della neve. È un'altra delle grandi realizzazioni dell'iniziativa privata a servizio del pubblico. Quando nel 1957 fu costituita la società per il traforo del Gran San Bernardo, la Fiat vi partecipò per il 50%. Questa magnifica strada, che è un balcone sempre aperto su paesaggi di sogno, abbrevia di 130 km il percorso da Torino a Losanna ed è praticabile tutto l'anno, poiché numerosi tratti coperti la sottraggono al dominio delle nevi. All'ingresso del tunnel abbiamo incontrato l'onorevole Badini Confalonieri, presidente della società italiana Traforo del Gran San Bernardo. Nessuno meglio di lui avrebbe potuto illustrarci la grande opera. Abbiamo iniziato 6 anni or sono. Siamo finalmente giunti alla conclusione di un'opera che costituisce il primo traforo alpino stradale che noi abbiamo. Con tutte le difficoltà che questo fatto comporta. Fra le altre, le automobili producono dell'ossido di carbonio e una tecnica moderna, nuova, ha dovuto risolvere ed ha risolto brillantemente il problema della ventilazione. Ci può dare qualche dato riassuntivo dei lavori? 7 milioni di ore lavorative, 20 miliardi di spese, 500.000 di metri cubi di roccia scavata e per di più 150 chilometri di cavi elettrici. Il traforo è lungo 5.880 metri, l'autostrada circa 10 chilometri, la controllano numerose guide. Lungo il nostro cammino ne abbiamo incontrate 2, le abbiamo avvicinate per sapere qualcosa del loro lavoro. Che fate? Stiamo facendo le guide alpine. Quali sono i vostri compiti? I nostri compiti sono di sorvegliare la zona pericolosa dove passa l'autostrada del Gran San Bernardo. E in che modo fate questa sorveglianza? Passando su nella neve, cercando le qualità, la quantità, l'altezza della neve, la temperatura, guardando la temperatura e le condizioni atmosferiche. Si ha un bel dire che il miracolo del Gran San Bernardo lo hanno compiuto le macchine. È un miracolo dell'uomo questo, dell'uomo il quale ha superato condizioni climatiche talvolta proibitive, che ha vissuto per anni come una talpa, scavando nel cuore della montagna, e che ancora oggi continua a lavorare, a rifinire, a completare. Molti operai sono ripartiti, sono ridiscesi in pianura. Alcuni invece sono rimasti, perché c'è ancora bisogno di loro qui. Che cosa faceva qui? Minatore. L'ha fatto per molto tempo? 5 anni, 60, 61, 62, 63, 64. E adesso che cosa fa? Adesso, già che è finito il traforo, faccio il muratore. L'autostrada si snoda nel lungo vallone di Artavanaz. Un flusso e riflusso di macchine la percorre notte e giorno. Centinaia, migliaia di turisti saliranno verso Ginevra, Losanna, Berna. Centinaia, migliaia di turisti scenderanno verso Torino, Genova, Milano. Sul piazzale del traforo ci avviciniamo ad un uomo che manovra enormi macchinari. Che fa lei? Guardi, le mie funzioni sono geometra dell'impresa di costruzione che c'è qui. E in particolare di che cosa si occupa? Mi occupo dei lavori di finitura per dare in funzione l'autostrada. Senta, questi motori a che cosa servono? Questi 4 motori di 100 cavalli, l'uno servono per la mandata a ricambio di aria nuova in galleria. Lei ricorda qualche momento eccezionale del vostro lavoro nella galleria? Guardi, il momento più bello, forse anche più solenne, è stato quando c'è stata la rottura del diaframma in galleria. Nella galleria si circola su 2 corsie, con divieto di sorpasso e ad una velocità massima di 60 km l'ora. Non possono transitare più di 75 macchine. Appena il traforo è completo, scatta un segnale di allarme e si accendono i semafori rossi ai 2 ingressi.
Tutto è automatico, tutti i comandi sono concentrati in questa sala. Pronto? Oui, d'accord. Ça y est, on fait la manœuvre. Lei è l'addetto a questo quadro di controllo, vero? Per favore, vuole spiegarci in breve a che cosa serve? Questo quadro di controllo è il cervello praticamente di tutto l'impianto elettrico e di ventilazione del traforo del Grosso Bernardo. Sono 5 pannelli. Il primo serve l'impianto telefonico installato in galleria, un apparecchio ogni 240 metri. Il secondo regola il traffico attraverso i 2 semafori posti agli ingressi della galleria. Il terzo regola l'illuminazione. Il quarto invece la forza motrice. Il quinto pannello, il più importante, è quello di controllo dell'ossido di carbonio e dell'opacità nella galleria. Che comanda automaticamente i ventilatori a seconda della necessità per avere una ventilazione normale rispetto all'incidente del CO sul passaggio dei veicoli. Tutti trarranno vantaggio da questa colossale opera e primo fra tutti il turismo. L'inverno non potrà più chiudere con le sue porte di neve il colle del Gran San Bernardo isolando la Valle d'Aosta. I piccoli suggestivi alberghi della zona aspettavano con ansia il momento dell'apertura del traforo. È un fatto senz'altro atteso perché porta molto più lavoro di prima, specialmente un movimento annuo, cioè un passaggio continuo e non solo nei pochi mesi dell'anno, quando era aperto il valico. È la prima grande galleria per auto che attraversa l'arco alpino. È stata aperta al traffico da 2 ragazze. Le seguiva un lungo corteo di macchine con a bordo giornalisti di tutto il mondo. L'inaugurazione ufficiale avrà luogo a maggio, ma l'andi rivieni di auto è già cominciato. Il Gran San Bernardo si stringe sulle spalle la sua mantella di neve e guarda gli uomini che passano ora veloci e sicuri. Non lo temono più. Ancora una volta l'uomo con la sua libera iniziativa ha vinto.